Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? In una partita come quella di oggi, credo un difensore, credo Pepe, un personaggio che sicuramente non passa inosservato, un po' eccentrico, ma che sa difendere come pochi, senza fronzoli ed è dotato di una grande velocità. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. E si comincia. Pepe. Avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è il lungo pallone in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mostrano un buon controllo del gioco. Colpisce il pallone e c'è il porto. Prima rete per il porto. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Si ricomincia dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ivan Marcano. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Riceve in ottima posizione. La gioca a sinistra, prova la giocata di Fino. È in posizione per il cross. Si coordina per il tiro. Scodella in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il portiere la caccia lontana. Solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Ottima pressione la sua, palla recuperata. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono da campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Ottima giocata. Vince il duello fisico e fa solo il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Un gol, un
un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. C'è tiro! Il difensore! L'immagine comincia a essere molto bella. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in campo e chi va sotto la doccia. E si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E passa, chance per tirare. Il Porto ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Opta per il lancio lungo. Libera al momento giusto. Di tornare in partita, la loro delusione è comprensibile. E il tentativo finisce con nulla di fatto. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Prova con la palla lunga. Prova a scavalcare la difesa. Il passaggio non è preciso. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari. Ora i tifosi possono festeggiare.